La seduta è aperta, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabis, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, giustificati? Sì, c'è stato sia la Carlone che la Zitoli. 14 presenti. Abbiamo 14 presenti e assenti giustificati, Carlone e Zitoli. Procedo con la nomina dei scrutatori odierni, il consigliere Giannone, il consigliere Ciancio e il consigliere Toti, grazie. Sì, scusatemi, ho commesso un errore. No. Sì. Il secondo consigliere è Candigliota al posto di Ciancio, grazie. Quindi ripeto i scrutatori: Giannone, Candigliota, Toti, grazie. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, le interrogazioni. La prima interrogazione è a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto chiusura Fontana Nasoni, sita in piazza dei Re di Roma e nelle zone limitrofe del settimo municipio. Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Magari il problema, leggo un po' l'interrogazione in generale, era un'interrogazione immediata, anche per i fatti che sono succeduti poi su Via Appia rispetto alla chiusura, quindi erano due un po' in contiguità, due interrogazioni. Allora, diciamo che dal 2017 che la siccità dell'anno passato ha costretto l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti drastici in merito alla carenza della fornitura di acqua a tutta la città, e a tale proposito impropriamente il dipartimento competente ha provveduto alla chiusura delle fontane pubbliche, lasciando a secco interi quadranti della città, che in particolare in alcune aree verdi, dove sono ubicate anche le aree cani, piazza dei Re di Roma, via Appia Nuova e moltissime altre zone, con l'attuazione del discontinuo piano di chiusura dei Nasoni, che di fatto ad un anno non hanno avuto, ha creato un disagio ed un disservizio enorme a tutti i romani e in particolare anche agli animali del resto, che quotidianamente usufruiscono dell'acqua dei famosi Nasoni che sono ubicati sia a Piazza Re di Roma sia nelle aree verdi che sono state chiuse. Visto che il piano di chiusura prevedeva l'interruzione dell'erogazione della quasi totalità dei Nasoni, che erano 2172, abbiamo fatto anche
delle commissioni, non era questo il problema grave al tempo, ma era proprio la carenza generale di acqua, quindi è ovvio che i cittadini hanno pensato, come del resto l'amministrazione, la CEA, che potesse essere un risparmio di acqua. Tale decisione presa da CEA, che si somma alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, non so se ricordate, per prevedere una forma di pagamento delle casse dell'acqua pubblica, al tempo c'era la discussione se chiuderle oppure potevano essere avviate perché avevano un costo queste casse dell'acqua. Il piano prevedeva la chiusura ogni giorno di 30 nasoni, dal lunedì 3 luglio fino a quando era necessario. Considerato che il piano ha attuato interruzioni solo a tentoni, poi non è stato poi fatto in modo regolare e puntuale rispetto alla modalità su cui si era prevenuto e programmato di intervenire, e quindi in quanto ha valutato giorno per giorno, quindi l'amministrazione giorno per giorno chiudeva o apriva o decideva che l'uno poteva rimanere aperto e l'altro no. Quindi tutto ciò premesso e considerato, interrogo la Presidente, in ogni caso l'assessore competente, che ringrazio che sta qua, mentre in effetti su tutta la città, ma soprattutto nel nostro municipio, vi è una serie di grandi difficoltà. Per quale motivo sono state chiuse e poi non sono state più riaperte Piazza dei Re di Roma, dove nell'intorno non ce n'è altre, e poi angolo via Faenza, dove le panchine sono sparite, le fontane non ci stanno più, ma è un quadrante affollatissimo dove la richiesta giornalmente, io ho fatto due interrogazioni in questo anno, non è che mi metto a fare interrogazioni, però quando si tratta di urgenze bisogna assolutamente rispondere. E soprattutto pure perché è una richiesta dell'ASL, forse nessuno sa che i nasoni contribuiscono a tenere umidi l'alveo delle condutture fognarie, perché spesso se si rompono è perché si deposita o si occludono, se non c'è lo scorrimento dell'acqua sempre, comunque, in minima parte, ecco perché Vitruvio nel secondo libro dice proprio questo, che dall'antica Roma in poi le fogne devono essere sempre con un alveo d'acqua sottile che ci cammina comunque. Non a caso poi succede che molte, sia per vetustà, e devo rimarcarlo perché sono in mattoni e hanno secoli alcune, i tratti di fognatura, però il fatto di prendere queste decisioni di chiudere pensando che la fontanella che possa risparmiare, per me è un pregio e naturalmente è una risorsa per cittadini che ancora hanno la buona abitudine di riempire alcuni nasoni provenienti, qualcuno non lo sa, però nella zona di San Giovanni arriva ancora l'acqua marcia per alcuni pezzi che vanno nel quadrante Appio Latino. Quindi un'acqua che, oltre ad avere a casette dell'acqua, ci possono essere utilizzate ancora dai cittadini, ma soprattutto dagli animali, e contribuiscono a tenere l'alveo delle fogne sempre umido. Per questo interrogo l'assessore che è qui, se, visto la richiesta dei cittadini, le due, perché a 2 chilometri di distanza sono chiusi e tutte e due, come mai poi non sono state riaperte mentre altre sulla stessa direttrice sono state poi riaperte dopo la siccità? Roma non è stata presa per la fame dagli antichi goti, è stata presa per sete. Grazie. Prego, assessore Vivace, grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Buongiorno consigliere, grazie presidente. Allora, premesso che il piano di chiusura di Acea delle fontanelle dello scorso anno aveva completamente escluso tutte quelle fontanelle utilizzate dall'ASL, proprio per i motivi che lei ha citato prima, quindi le fontanelle utilizzate dall'ASL non sono mai state chiuse.
Nello specifico, rispondo subito alle due fontanelle specifiche. La fontanella di Piazza Re di Roma è stata chiusa il giorno 4 giugno, non è stata mai interessata dal programma di chiusura, proprio perché si trova all'interno di una zona sensibile dove c'è un'area cani, dove ci stanno... c'è una parte a verde, eccetera, non è mai stata chiusa. Il giorno 4 giugno è stata chiusa perché si era tappato il fognolo e quindi fuoriusciva l'acqua fino ad invadere Piazza Re di Roma. Il giorno 5 giugno, ovvero il giorno successivo, si provvedeva alla pulizia e quindi alla riapertura della fontanella. Quindi Piazza Re di Roma è a posto. Per quanto riguarda invece quella su via Appia, angolo via Faenza, fa parte di una nostra richiesta che abbiamo fatto alla CEA proprio per la sua riapertura, in quanto condividiamo essere una delle fontanelle strategiche per il territorio e quindi sarà di prossima apertura. Dopodiché metto a conoscenza quello che è successo, quello che è stato deciso da maggio 2018 ad oggi proprio sul tema. Avendo chiuso, essendo stato portato a termine il programma di chiusura delle fontanelle per una cifra intorno al 77% delle fontanelle chiuse durante l'anno, si è compreso, diciamo, del buono risultato ottenuto e quindi si sta provvedendo alla sua riapertura totale di tutte le fontanelle di Roma Capitale, con un cronoprogramma che parte da luglio 2018, praticamente da adesso, finché si porterà a regime la sua riapertura completa a dicembre 2018. Oltre alla semplice riapertura, si approfitterà in queste occasioni ad ottimizzare l'impianto stesso, perché i nasoni sono stati, quando si è andata a chiudere, si è fatta una scheda per ogni nasone e si sono riscontrate, oltre il difetto di impianto sia di adduzione acqua che soprattutto di scarico, ammalorato, e quindi si proseguirà alla sua riapertura e successivamente anche a una riqualificazione delle fontanelle. Quindi da quanto ci dice Acea, per dicembre 2018 dovremmo rivedere le fontanelle riaperte. Come verrà eseguito il cronoprogramma da luglio a dicembre? Verranno inizialmente preferiti tutti i parchi pubblici, per poi passare a tutte i nasoni su strade viarie per arrivare alla fine della sua riapertura. Grazie. Prego, consigliere. Ma velocemente, per dire che sono parzialmente soddisfatto della risposta, perché l'assessore ci dice che è nella loro intenzione riaprire quella di via Faenza, però per quanto riguarda Piazza Re di Roma le assicuro che dopo l'intervento o non ha funzionato, oppure i cittadini che giornalmente mi dicono che è chiusa, continua ad essere chiusa, quindi inviterei a fare un sopralluogo per verificare, lo farò anche io, perché così la soddisfazione può diventare completa, visto che il problema viene risolto e quindi digerito e soprattutto apprezzato in quel quadrante. Io invito l'assessore a guardare, visto che lì intorno ci sono ben altri problemi molto più grossi, però questo è uno anche di quelli piccoli che però può rendere più facile le esigenze sia degli animali a Piazza Re di Roma, che c'è l'area cani a fianco, sia cittadini che comunemente, diversamente, ci sono problemi igienici rilevanti, soprattutto perché molti cittadini hanno il cane e pensano di trovare l'acqua, ma onestamente io devo dire che è stata occlusa e non funzionante sino al giorno che ho presentato l'interrogazione, che precisamente è l'8 giugno. I cittadini mi hanno pregato di chiedere all'amministrazione che guida questa città anche questo problema e l'ho segnalato. Io adesso aspetterò e speriamo che possa essere realizzato. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alla seconda interrogazione a firma dei consiglieri Ciancio e Carlone, avente ad oggetto chiusura via Appia Nuova nel municipio di Roma 7. Prego consigliere Ciancio, grazie. No, questa invece, assessore, devo dire, grazie intanto presidente, è una cosa molto più pesante, molto più grave. Per cui io sono rimasto sconcertato, perché
la Presidente non ha inteso dare una risposta subito. Abbiamo presentato questa interrogazione, ma non è mia, magari io penso che tutti i consiglieri abbiano capito l'urgenza dell'interrogazione. La chiusura di un'arteria come Via Appia da giugno ad oggi ci deve far riflettere rispetto all'azione che un'amministrazione deve saper fare e saper guidare, ma soprattutto quella di dire e rispondere ai cittadini su un tema importante. Rispondere sul fatto se c'era pericolosità immediata. Forse nessuno ricorda, ma i palazzi di Via Appia, quando fecero la metro A, furono puntellati tutti da San Giovanni fino a Collalbani perché scavi a cielo aperto, come del resto stanno per fare in Via Appia, hanno determinato. E io sono rimasto veramente sconcertato che la risposta dice: come non è competenza nostra, noi diamo la risposta quando ATO 2, cioè ACEA, ci dice cosa è successo. Uno, si è provveduto a fare una viabilità alternativa. La mattina, se voi andate a Piazza Assi o a via Tortona, via Don Orione, vi accorgete del dramma che c'è per i cittadini che devono andare verso la zona centro. Io la leggo perché allo stato dell'arte la situazione è quella che è, ancora è chiusa Via Appia, quindi sono, come dire, dispiaciuto, ma non perché poi i tempi possono essere anche lunghi e poi scenderemo nel dettaglio. Allora, chiusura Via Appia Nuova nel municipio Roma Settimo. Premesso che Via Appia Nuova è una delle più importanti strade della città e in particolare assolve il compito, quale strada di penetrazione? Strada di penetrazione verso il centro storico della capitale, peraltro risulta essere l'asse commerciale più lungo d'Europa, visto che nella stessa Via Appia, in data 12/6, nella corsia direzione centro, nel tratto che va da via Casalmonferrato a piazza Re di Roma, per l'intero tratto stradale è stato necessario chiuderlo al traffico veicolare in quanto si sono verificati forti avvallamenti e vari cedimenti che di fatto hanno provocato la rottura del collettore fognario o di altri sottoservizi. Alla data odierna non si sa, cioè non si sapeva e non si sa tuttora, forse oggi si saprà perché l'assessore ce lo dirà, qual è la situazione reale, quali sono stati i danni rilevati dai tecnici e in particolare se e come molti paventano esistono realmente problemi di sicurezza per i cittadini residenti, a ridosso del tratto naturalmente. Considerato che tutti i proprietari delle attività commerciali in Via Appia Nuova, nonché i cittadini di residenza, anche in relazione a possibili problemi di sicurezza, crolli e cedimenti, chiedono quali problemi si sono rilevati e quali soluzioni l'amministrazione comunale e il dipartimento competente sta attuando per risolverlo celermente il problema. E peraltro dopo 2 settimane, il blocco 2 settimane erano allora, adesso sono 1 mese preciso, perché ribadisco, questa interrogazione a risposta immediata è stata dovuta, è stata approvata, messa agli atti se diventava urgente, cioè accettavo che venisse discussa dopo 30 giorni ed ecco qua che ci ritroviamo al 20 di luglio. Che peraltro dopo 2 settimane, quindi non 2 settimane, il blocco totale sta creando gravi danni economici a tutte le attività commerciali, in particolare ha creato una congestione, e vi invito a venire verso il centro, totale del traffico. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Presidente o l'assessore che è qui questa mattina, quali sono stati messi in atto, quali interventi sono stati messi in atto per ripristinare celermente, se tutte le possibilità sono state vagliate, soprattutto in relazione al traffico contorto e di congestionamento che viviamo. Non peraltro il municipio dà l'occupazione di suolo pubblico, anche se è una strada dipartimentale, e quindi si potrebbe pensare anche una viabilità alternativa, ma questo va fuori dall'interrogazione, quindi ometto di dirlo perché avrei gradito che magari nella commissione competente il problema venisse affrontato, perché una chiusura di un'arteria non è
la via Enna o la via, non per screditare una via, o via Faenza o via Forlì o via Vattene, è una via consolare importante, via Appia. Passano circa un flusso veicolare enorme. Consigliere Ciancio, cortesemente, grazie, via io alla chiusura. Sono sicuro che grazie. L'assessore dopo tutto questo tempo ci dirà quali sono stati i problemi e poi magari i tempi, perché da quello che vedo io, le foto che ho visto, tutto il tratto che deve essere sostituito è enorme, è un intervento eccessivo. Ma giustamente si dovrà fare. Grazie. Grazie, prego assessore Vivace. Innanzitutto la ringrazio per l'interrogazione, perché mi dà la possibilità anche in quest'aula di poter spiegare quello che è successo in via Appia Nuova. Ed è successo quello che ormai nel municipio succede un po' in tante zone. Si creano delle voragini, degli avvallamenti. E per fortuna questo municipio ormai da oltre un anno ha messo in piedi un protocollo voragini che ha portato fin qui a gestirne qualcosa come 25, e grazie a Dio ad oggi nessuno si è fatto male, proprio perché questo protocollo prevede l'immediata interruzione di qualsiasi strada, asse viario o marciapiede che sia, che possa anche solo lontanamente mettere in pericolo un cittadino a piedi o in macchina. Quindi questa amministrazione ha deciso di non mettere mai e mai e poi mai in pericolo la vita dei cittadini a beneficio di niente, né della viabilità, né del commercio e né della comodità di qualcuno. Detto questo, in via Appia Nuova che cosa è successo? È successo che ha ceduto un collettore fognario centrale, vetusto, dell'età di circa quasi 100 anni, quindi arrivato a un suo fine vita. Nel momento in cui si sono fatte le prime indagini preliminari si è riscontrato questo cedimento e si è proceduto a fare le indagini più approfondite. È stato difficile farle proprio perché la fogna stessa continuava a ricevere acqua, diciamo, a distribuire acqua, e quindi i robottini che passano all'interno delle cavità fognare non potevano passare. Per questo si è dovuto provvedere al pompaggio delle acque mediante delle grosse pompe che sono andate a svuotare completamente le fogne, adesso a permettere le attività di ispezione approfondite. Noi abbiamo chiesto che tutto il tratto venisse controllato, proprio perché se è arrivata a un fine vita, non c'è stato un lavoro specifico che l'ha fatto andare giù, se è arrivata a un fine vita in un certo punto potrebbe essere che stia andando a fine vita in altri punti, tant'è che ne sono stati individuati altri due. In questo momento la CEA con Bacino Sud ha preso in mano la competenza in merito e sta svolgendo tutta attività di ripristino del collettore fognario. Nello stesso tempo si sta proseguendo fino a Re di Roma a ricontrollare tutto il tratto fognario. I tempi ACEA ovviamente non, ad oggi non li ha di riapertura del tratto fognario. Noi abbiamo ovviamente detto loro che i tempi saranno quelli che debbono essere tali. Cioè non ci sono frette per poter riaprire una viabilità, non c'è fretta, bisogna riaprirla assolutamente in totale sicurezza per i cittadini e quant'altro. Per quanto riguarda la viabilità alternativa, non è nessuna parte politica e né tantomeno l'assessore che si mette lì a studiare una viabilità alternativa. Lo fa la polizia locale con gli esperti di mobilità e studiano insieme ad ATAC una viabilità alternativa che possa essere sufficiente a gestire il traffico, soprattutto nelle prime settimane. Dopodiché una chiusura di una strada viene digerita dall'opinione pubblica e si creano, di propria volontà si prendono viabilità alternativa. Quindi il cantiere è ancora lì, è a pieno regime, sta lavorando, la viabilità si riaprirà soltanto quando la strada sarà in completa sicurezza. Tanto per raccontarvi un'altra cosa, quando si decide di chiudere una strada non lo decide né l'assessore né il singolo municipio, lo decidono i vigili del fuoco, l'ufficio municipale tecnico, il dipartimento SIMU, la polizia locale, insieme decidono quando è il caso di chiudere o meno e se
c'è una lontana possibilità di pericolo pubblico. Quindi sono questioni che vanno oltre la politica, la sicurezza dei cittadini non ha colore politico e la difendiamo tutti e sempre. Questo è uno dei casi. Cercheremo di sollecitare chi sta lavorando lì nel lavorare sempre, diciamo, nel non avere pause troppo prolungate legate alle condizioni climatiche o alla gestione delle attività interne. Come da protocollo Vogaggini sapete, c'è all'interno del municipio un incaricato che segue giornalmente il direttore delle attività del bacino sud che lavora sul posto, quindi giornalmente siamo aggiornati, ma la situazione è questa, è difficile, è un collettore fognario di oltre 100 anni e deve essere riparato in modo adeguato, come sta accadendo a Circonvallazione Appia, dove è successa una cosa più o meno simile, però in un punto preciso a una profondità diversa. Purtroppo il municipio sta ricevendo per questioni anche temporali diverse situazioni difficili di voragini e altre cose che all'inizio erano legate alle cavità, oggi si legano anche a perdite idriche o perdite fognarie. Noi ad oggi stiamo cercando di intervenire ovunque, ci stiamo riuscendo e speriamo di continuare. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Ciancio. Grazie presidente, io sono stato molto buono nell'illustrare, cercando di essere sereno e pacifico, però adesso io devo dire delle cose sgradevoli, assessore. Devo dire delle cose un po' cattivelle e naturalmente per mettere un po' di agitazione e stato d'animo sereno per poter fare qualcosa. Uno, tempi, cronoprogramma inesistente per un appalto che gestisce Bacino Sud senza sapere quanto si spende, perché loro vanno a tentoni, hanno portato 12 manufatti di 1,80 m per una sostituzione totale di 21 metri, dicendo non sappiamo se è rotta più avanti. Certo, hanno un appalto che più spendono, questa è la trasparenza, questo è il modo di operare, la stessa cosa si ripete un po' dappertutto. Vogliamo sapere un cronoprogramma e perché non sono state attivate due squadre di lavoro come hanno richiesto loro stessi. E questo lo dobbiamo sapere a ogni livello, perché Via Appia non può star chiusa, dice, sino a quando viene in sicurezza. La sicurezza sarà fatta, perché il lavoro deve essere fatto a regola d'arte come prevede il bando allo stato attuale, un grosso bando di gara vinto, e naturalmente Bacino Sud deve fare i lavori fatti bene, comunque nei tempi che l'amministrazione cerca di approvare, non perché lo farà fino a quando, che possiamo chiudere Via Appia fino a quando? In America la notte lavorano, ma lì non hanno lavorato per i primi 15 giorni e adesso c'è un turno di lavorazione. Ieri abbiamo fatto un'assemblea con tutti i commercianti. E i commercianti si lamentano di questo fatto, caro assessore, si lamentano che lavorano solamente una squadra solamente di giorno, ma lei ha visitato insieme ad altri suoi amici le città, anche può andare a Milano, lavorano di notte anche per mettere l'asfalto. Qui continuiamo a voler dire che stiamo facendo le cose bene solo nella percezione del fare, perché i cittadini digeriscono tutte le difficoltà. No, è un pollaio Roma, via, non voglio citare le strade, ma ne potrei citare da Via Veglio a Via Urbino, pezzi di recinto in cui si fermano e lì non c'è una cosa grave, c'è solo da intervenire e questo non viene fatto. Doppio turno, perché non si dice di sì al doppio turno se una ditta dice che vuole, perché bisogna pagarlo di più? Ma siccome non c'è un prezzo concordato, perché si spende a vista, perché l'appalto è una manutenzione, allora si lascia libero, così un campo libero. Oh, ma non era questo il principio su cui si era proposta questa amministrazione? Consigliere, cortesemente, di guidare... si avvia la Grazie, mi avvio alla ringrazio. Conclusione dicendo che non sono soddisfatto. Personalmente all'assessore posso dare grande solidarietà, perché naturalmente sono problemi grossi e gravi, però dico che noi dal primo giorno dovevamo essere attenti, seduto in una commissione permanente lavori pubblici, per dare e suggerire ogni minima dettaglio rispetto a questa procedura, che è una procedura che non va bene. I lavori non si possono guidare così. Grazie assessore, la ringrazio per quello che farà per Via Appia.
Allora, per quanto riguarda la terza e la quarta interrogazione a firma dei consiglieri Cerconi e Carlone, non essendo presenti in aula, io mi vedo costretta a rinviare la risposta. Quindi, assessore, io la congedo, grazie. Grazie, grazie, arrivederci. Allora passiamo alla surroga, la surrogazione, mi scuso, per le dimissioni del consigliere Maurizio Lazzari, convalida delle elezioni sotto il profilo della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di inesistenza di cause di incompatibilità del consigliere Marco Ferrauto, subentrante ai sensi dell'articolo 45 del TUEL. Riporterò la relazione che è stata predisposta. Con atto assunto in data 9 luglio 2018, protocollo numero 155500, il consigliere Maurizio Lazzari, eletto alla carica di consigliere municipale del municipio Roma VII, in data 5 giugno 2016, nella lista numero 24 del Movimento 5 Stelle, ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere. Tali dimissioni, ai sensi dell'articolo 38,8 del TUEL, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il seggio rimasto vacante, come stabilito dall'articolo 1 dello stesso testo unico, è attribuito al candidato che, nella lista del consigliere dimissionario, segue immediatamente l'ultimo eletto. Preso atto che il candidato Cocchieri Giovanni, risultante primo dei non eletti nella medesima lista del consigliere dimissionario, con nota protocollata 156917 del 10 luglio 2018, ha rinunciato alla carica di consigliere municipale, e che nella medesima lista del consigliere dimissionario il candidato Marco Ferrauto risulta il secondo dei non eletti. Faccio presente altresì che quest'ultimo candidato ha reso dichiarazioni in atti che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle cause di ineleggibilità fra quelle contemplate dal TUEL, ed ha confermato la dichiarazione resa al momento dell'accettazione ovviamente della candidatura di non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsto dallo stesso TUEL. Comunico inoltre che il signor Ferrauto ha reso dichiarazioni in atto che non sussistono nei suoi confronti le cause di incompatibilità contemplate nel sopracitato testo unico. Bene, adesso procediamo con la convalida dell'elezione sotto il profilo sotto il profilo dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 60 del TUEL nei confronti del signor Marco Ferrauto, precisando che contestualmente il Consiglio del Municipio prenderà atto
a meno che non sorgono contestazioni, che non sussiste nei confronti del suddetto signor Marco Ferrauto alcuna causa di incompatibilità. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, abbiamo 16 favorevoli. La delibera è approvata, grazie. Allora, preciso inoltre che la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nella seduta del 16 luglio 2018 ha stabilito che il consigliere Ferrauto Marco sarà componente nelle seguenti commissioni consiliari permanenti, seconda, terza, quinta. Preciso infine che in ordine al presente provvedimento di natura costitutiva del Consiglio del Municipio VII non è necessario acquisire ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con delibera 18 agosto 2000 numero 267 i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio e regolarità contabile della Ragioneria Generale. In data 17 luglio 2018 il direttore del Municipio Roma VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta ai sensi per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL approvato con decreto legislativo numero 267 del 13 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Prego. Essendo immediatamente eseguibile, invito il consigliere Marco Ferrauto a prendere posto sul scranno, magari il primo scranno, perché non vedo. Prego, cortesemente, ecco, si può intanto accomodare qui. La presidenza tutta, il direttore e i gruppi consigliari le fanno i complimenti, congratulazioni e buon lavoro. E vorrei anche ringraziare il consigliere uscente e il consigliere Maurizio Lazzari, grazie. Procediamo con l'ordine dei lavori. Abbiamo la deliberazione per espressione pareri ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 107/2018, integrazione al vigente regolamento di igiene con l'introduzione dell'articolo 64 bis per la disciplina delle emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti. Relatore. Prego consigliere, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, prima di iniziare la presentazione dell'atto vorrei fare a nome del gruppo un benvenuto al nuovo consigliere insomma, col quale ci troveremo a collaborare, affronteremo insieme questo percorso garantendo l'accesso in un gruppo consolidato e coeso che lavora in squadra per il bene comune. Ci saranno momenti difficili e momenti di soddisfazione, ma la parte mia, la garanzia che condivideremo entrambi. Quindi confermo il nostro benvenuto al nuovo consigliere e rivolgo un brevissimo saluto al consigliere Lazzari, col quale ho avuto il piacere di collaborare a stretto contatto in questi due anni. E, Maurizio occupava il posto accanto a me e diciamo mi mancheranno quei momenti di condivisione in aula. D'altro canto sono certo che continuerà a dare il suo contributo come cittadino attivo e porterà con sé un'esperienza importante vissuta all'interno delle istituzioni. Concludo su questo facendogli i miei migliori auguri per i progetti presenti e futuri.
Rispetto all'atto in discussione oggi, la proposta di delibera, corredata dai pareri favorevoli del direttore di direzione dei servizi alla persona del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, del direttore del Dipartimento Politiche Sociali della Commissione 4 di questo municipio, si riferisce all'attuale regolamento di igiene approvato con deliberazione del Governariato di Roma 7395 del 12 novembre 32 e dispone l'aggiornamento delle proprie norme. Regolamentari relativamente all'utilizzo della canna fumaria per le attività in cui si svolgono operazioni di cottura alimenti secondo gli indirizzi indicati dalla Regione Lazio ed in particolare perseguendo l'equilibrio tra il rispetto del principio costituzionale della libera iniziativa economica e la tutela degli elementi di pregio artistico architettonico presenti soprattutto nel centro storico cittadino. A tal proposito si è proceduto ad un aggiornamento della norma con una serie di step che garantissero la più ampia condivisione tra gli attori coinvolti e rispetto delle normative vigenti. Il lavoro pertanto è stato articolato come segue. È avvenuta la produzione di una bozza di modifica regolamentare realizzata dai dipartimenti sopra elencati. La stessa bozza è stata trasmessa alla Regione Lazio, che ha suggerito l'introduzione di ulteriori modifiche e integrazioni. La ASL Roma 1 ha sollevato delle riserve sull'ipotesi di pervenire ad una disciplina regolamentare che preveda l'utilizzo di sistemi alternativi alla canna fumaria per gli esercizi in cui si svolgono operazioni di cottura, in quanto tale disciplina si porrebbe in conflitto con la norma UNIEN 13779 del 2008. A seguito di suggerimenti di modifica della Regione Lazio e della riserva sollevata dall'ASL è stato richiesto l'apporto di esperti del settore. Si è proceduto quindi all'istituzione di un tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento Politiche Sociali per modifica e integrazione del regolamento secondo le indicazioni della Regione Lazio ed è stato predisposto l'articolo 64 bis incentrato specificamente sulla tematica delle canne fumarie. È stato stabilito che in violazione dell'articolo 64 bis verrà applicata la sanzione prevista per l'attuale articolo 64 del regolamento. È stata ottenuta una valutazione positiva da parte dei dipartimenti che hanno condiviso il testo rielaborato anche a seguito delle osservazioni pervenute dall'ASL Roma 1. Si è organizzato un ulteriore incontro con le aziende sanitarie locali e i dipartimenti coinvolti, a seguito del quale sono state apportate ulteriori modifiche all'articolo 64 bis che hanno generato un accoglimento positivo dai rappresentanti delle ASL. Infine un ulteriore incontro è avvenuto con i tecnici dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai quali l'amministrazione ha presentato la proposta di modifica del regolamento di genere relativa all'inserimento dell'articolo 64 bis che è stata accolta positivamente dai rappresentanti dell'istituto medesimo. Vado a leggere il deliberato sul quale oggi questo consiglio deve esprimersi. L'Assemblea Capitolina delibera per i motivi espressi in narrativa di approvare l'integrazione del regolamento di igiene di quella deliberazione del Governariato di Roma 7395 il 12 novembre 32 con l'introduzione dell'articolo 64 bis di seguito riportato. Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti. Le emissioni provenienti da attività non residenziali di cottura alimenti in cui si usino attrezzature quali forni, cucine assimilabili devono essere captate e convogliate in appositi condotti di espulsione, camini, canne fumarie ed assimilabili esterni alle mura dell'edificio o in apposito cavedio, costruite secondo le norme di buona tecnica. Le bocche terminali dei condotti di espulsione devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti e comunque alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente e ai parapetti posti a distanza inferiore a 10 metri. Le bocche dei condotti situate a distanza compresa tra 10 e 50 metri d'apertura di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro, per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Non è consentita la collocazione degli esiti dei condotti di espulsione in corrispondenza di terrazzi costituenti pertinenza di unità immobiliari. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1 qualora sia stabilita dagli enti competenti l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico, architettonico e subordinatamente alle seguenti condizioni. Attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi del testo unico ambiente, decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
cottura degli alimenti con sole e apparecchiature elettriche, esclusione delle attività di friggitoria in quanto attività ricadenti tra quelle classificate come industrie insalubri di seconda classe. Laddove siano state verificate tutte le condizioni di cui al precedente comma, in alternativa al sistema di scarico a tetto dei fumi vapori di cottura, potranno essere adottati apparati tecnologici di aspirazione e filtrazione ed abbattimento delle emissioni, sia della componente volatile che corpuscolata, contenute negli effluenti. Il sistema di filtrazione ed abbattimento delle emissioni di cui trattasi dovrà essere progettato in funzione delle caratteristiche delle emissioni da trattare e delle modalità di esercizio dell'apparato, la cui idoneità è accertata dall'omologazione e dalla progettazione specifica dell'impianto complessivo. L'effluente aeriforme trattato dovrà essere reimmesso nel locale confinato senza alcuna espulsione nell'atmosfera esterna e senza pregiudizio per il microclima, l'acustica e la salubrità dell'aria e degli ambienti in cui sono state installate le apparecchiature stesse. Il progetto del suddetto apparato dovrà essere elaborato e firmato da tecnico abilitato, il quale dovrà anche dichiarare la conformità dell'impianto installato sia al progetto che alle condizioni prestazionali indicate al comma 2 e alle norme vigenti in materia. Inoltre dovrà essere identificato il soggetto che svolge la manutenzione dell'apparato, preferibilmente lo stesso installatore. L'impianto complessivo dovrà essere progettato ai sensi delle norme di settore vigenti e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: conformità di ciascun componente tecnologico agli standard normativi, omologazione e certificazione di efficienza tecnica da parte di organismi abilitati e competenti in materia. Il fluido derivante dall'eventuale presenza nell'impianto di uno stadio di trattamento ad umido dovrà essere scaricato direttamente in fognatura previa realizzazione di un pozzetto di ispezione dedicato esclusivamente allo scarico e tale fluido dovrà essere certificato dal tecnico conforme a quanto previsto in merito alla regolamentazione sugli scarichi di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto dovranno essere tali da evitare ogni pregiudizio per il microclima e la salubrità dell'aria dei locali in cui sono installate le apparecchiature stesse, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei lavoratori e la sicurezza alimentare. Un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, redatto dal progettista secondo le peculiarità dello specifico impianto in relazione alle condizioni di esercizio, che gestore, proprietario, responsabile dovrà sempre dimostrare di aver eseguito. Nel caso in cui il funzionamento dell'intero impianto o gli accorgimenti tecnici previsti dal piano di manutenzione non siano sufficienti a garantire le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, di igiene degli alimenti e o l'assenza di eventuali molestie olfattive al vicinato, dovranno essere previste misure tecnico-funzionali aggiuntive. In tal caso è fatto obbligo al gestore, proprietario responsabile di predisporre un piano di risanamento elaborato e debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato atto a rimuovere le criticità riscontrate. La verifica del mantenimento delle condizioni di conformità sotto l'aspetto microclimatico e della salubrità dell'aria presente nei locali in cui sono svolte le attività disciplinate dal presente articolo è effettuata dagli organi di controllo e vigilanza individuati dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Restano a carico degli organi di vigilanza e controllo dell'amministrazione Polizia Locale di Roma Capitale quelli esclusivamente di tipo documentale relativi alla completezza della documentazione, ivi compreso il contratto di manutenzione con ditta specializzata nel settore, preferibilmente lo stesso installatore, e dalla regolare tenuta del registro delle manutenzioni effettuate secondo il piano di manutenzione allegato al progetto e parte integrante dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di legge a carico del responsabile delle attività dell'impianto, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e o atti di assenso. Il titolare dell'esercizio è tenuto a mantenere nel luogo dove viene svolta l'attività copia del piano di manutenzione ed esibirlo a richiesta degli organi preposti al controllo. In occasione della prima manutenzione straordinaria dell'impianto e comunque entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente articolo, le attività che già usufruiscono di sistemi alternativi ai condotti di espulsione devono conformarsi alla presente disciplina. Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 legge 689/1981. In violazione del presente articolo verrà applicata la sanzione prevista per l'articolo 64 del regolamento di igiene, approvato con deliberazione numero 7395/1932, stabilita nella tabella C allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 210/2003. Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge 689/81. Qualora nel corso delle attività di verifica e vigilanza
vengano accertate le violazioni alle disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni prevista dalla vigente normativa di settore, il municipio territorialmente competente dovrà invitare il responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni del verbale e, in caso di inadempimento, potrà valutare l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività o la revoca dell'autorizzazione. Grazie Presidente. Grazie a lei. Interventi? Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Noi abbiamo discusso e lavorato in commissione su questo articolo, però continuo a non avere chiaro a chi è rivolto, se realmente assolutamente no alle attività residenziali. Ho chiesto conferma alla Presidente della Commissione Commercio, o effettivamente a quello che io ho inteso, ma penso tutti noi, alle attività commerciali, quindi alla ristorazione. Quindi un articolo che vorrebbe snellire le procedure e la possibilità di utilizzare delle cappe aspiranti con carbonio attivo, mi sbaglio, non sono esperto nel settore, ma mi sembra che c'è un ricorso al TAR vinto da qualcuno che aveva un'attività commerciale e dice: non hai la canna fumaria, ma puoi comunque esercitare, cuocere dei cibi secondo i dispositivi del regolamento, anche installando questa cappa aspirante. Quindi delle regole nuove che sia con la Regione Lazio, ne abbiamo discusso, l'ha riletto il Presidente della Commissione Servizi Sociali, sia il Comune di Roma hanno trovato una sintesi rispetto a questo cambiamento di questo punto del regolamento. È un articolo aggiuntivo, bis, mi sbaglio. Io ho sostenuto in commissione che di fatto questa, come dire, tavolo comune rispetto a questo regolamento, i due, Regione Lazio e Comune, non dicevano la stessa cosa, non dicono la stessa cosa. Mi ha riletto la nota in cui lo confermano e dico: beh, allora se c'è una nota che è chiarito e che sono d'accordo, ben venga. Ma continuo assolutamente ad avere dei dubbi rispetto a questo dispositivo, un dispositivo che non è equilibrato rispetto alle attività commerciali fondamentali, che va invece a soccorso di chi ogni, pur avendo locali con una licenza per la somministrazione, le caratteristiche di spazi, delle cucine che non hanno, ma sono luoghi molto piccoli, gli consentirebbero di realizzare la pasta a mezzogiorno, i fritti e quanto altro in luoghi alquanto piccoli e inadeguati dal punto di vista igienico. Dice: metto la cappa aspirante, prima non potevano somministrare perché non avevano la cappa aspirante con una canna fumaria autorizzata dal condominio, peraltro. Oggi devono mettere quella a carboni attivi. Allora, se è vero che da una parte noi per molte attività commerciali si snellisce, voglio dire, si mettono a posto, ma questo diventa un provvedimento cur, dove poi ci sono invece attività commerciali che hanno ambienti idonei, canna fumaria, che si mettono in concorrenza con chi magari in luoghi più piccoli producono cibi cotti non avendo le caratteristiche adeguate. Non nell'impianto di per sé, perché mi ha chiarito un consigliere in commissione leggendo
un dispositivo che lì la manutenzione poi deve essere accurata, precisa, puntuale, però crea delle disparità. E io proprio per questo ho suggerito al Presidente della Commissione Commercio, ma c'è stata una discussione con gli operatori commerciali? E poi mi domando, perché questa roba l'abbiamo discusso nella Commissione Servizi Sociali? Mi ha risposto, dice, perché è rivolto a centri anziani. Servizi Sociali. Poi abbiamo rettificato, non è... Cioè, io non penso che per questo, cioè, io vorrei capire come mai, cioè, su un articolo così importante, cioè, la commissione competente, che è quella delle somministrazioni, quindi del commercio, non debba essere portata nella commissione competente. Non per dare un contributo, cioè ascoltiamo gli operatori, dice è vero, questo è successo questo, sta succedendo questo, però sicuramente l'ufficio nostro, commercio, ci può dare indicazioni puntuali su quella che è la situazione della somministrazione nel nostro municipio, di quanti operatori hanno nei piani seminterrati il piano di cottura e non lo prevede, di quante attività commerciali invece hanno gli spazi idonei e non hanno la canna fumaria e non possono mai installarla, e quindi è giusto che venga un 64 bis che dica mettiamo le cappe con i carbonattivi, però poi, cioè, allora la pianificazione nel commercio è importante, quindi l'assessore al commercio aveva una panoramica precisa e puntuale e sicuramente avrebbe potuto dare un parere rispetto a questa situazione. Questa è una proposta che arriva dal Campidoglio, in cui si citano due protocolli di accordo tra regione e comune, mi sbaglio, e questi abbiamo letto in commissione. Io ho delle perplessità che stiamo facendo un buon lavoro se approviamo questo articolo. Avrei gradito, come in commissione commercio, anche se non ci sono, ma altri consiglieri che, su cui, come dire, c'è stato un minimo di dialettica, non hanno idee in merito al votare sì, votare no, astenersi. Cioè, le cose vanno cotte e mangiate bene, cioè ci devono essere gli atti sul tavolo che ci consentono di prendere una decisione serena sugli articoli, che, altrimenti diventano regolamenti morti, non attuati, che non si attua nulla. Io lo ripeto ancora. Non è leggere l'atto ogni volta dall'A alla Z durante la commissione. Leggere l'atto non vuol dire capirlo, vuol dire invece chiarire i punti nodali. Se ci sono punti critici vanno dissolti, come consigliere che magari sta di fronte a me ha cercato di illustrarmi nella medesima commissione. Io continuo ad avere perplessità, questo per questa commissione e per questo provvedimento, come per altri. Ogni volta sembra che noi dobbiamo prima leggere tutto l'atto, ognuno se lo legge a casa, l'atto e arriva lì con i punti nodali che servono. Cioè, non è che dobbiamo perdere le ore alla lettura infinita dell'articolo e poi perdiamo di vista l'obiettivo centrale. L'obiettivo forte di questa delibera deve favorire o non favorire l'attività commerciale? O solamente i centri anziani che possono mettere un piano di cottura e una cappa aspirante? Cioè, andiamo al nodo, così perdiamo poco tempo, celeri, veloci e concreti. Diversamente sarà un labirinto ancora di provvedimenti contorti che non ci portano da nessuna parte. Per tale motivo non voto no, perché ho una sensazione che questo articolo possa, come dire, migliorare, però avrei voluto guardare nella commissione competente da vicino questo provvedimento, che il nostro municipio è un municipio dove in ogni angolo c'è un'attività commerciale, ma ce ne stanno altrettante attività commerciali che sono borderline, direi io, perché utilizzano spazi angusti per preparare prodotti che a volte non sono seri, ma ce ne stanno tante che sono in regola e hanno bisogno di una cappa aspirante come quella che abbiamo analizzato
nella commissione di qualche giorno fa. Proprio per questo ho dei dubbi e penso che non esprimerò, mi pronuncerò dopo la discussione in merito al voto su questo provvedimento. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Candigliosa, grazie. Grazie Presidente. Allora, diciamo questo, l'argomento è molto, molto vasto e ci sono effettivamente tanti dubbi, ma che si possono risolvere facilmente. Allora, c'è da dire che intanto la proposta non è passata per il commercio, perché è una proposta che si occupa delle non residenziali, ma non le commerciali. Cosa vuol dire? Vuol dire che laddove ci sono dei posti, faccio un esempio, che non sono commerciali, ma neanche domestici, faccio un esempio che può essere un centro anziani dove si può cucinare, ecco perché magari può passare dalle politiche sociali e non dalla parte commerciale, non essendo commercio. Quindi faccio un esempio, una casa famiglia dove cucinano, sono situazioni non residenziali, però non sono neanche situazioni commerciali, ecco perché è passato dalle politiche sociali. Poi ne abbiamo parlato in commissione, abbiamo anche chiarito alcuni punti. I punti sono che all'atto pratico c'è una legge regionale che non è mai stata applicata dal Comune di Roma e che andava proprio in tal verso, perché oltretutto c'è da dire anche una cosa, a oggi quando pensiamo al discorso delle canne fumarie che ci sono, spesso e volentieri non sappiamo che ci sono stati anche dei ricorsi di gente che aveva messo le canne fumarie e sono stati vinti per confusione del fatto, perché non si può obbligare a non metterla. Fermo restando che in alcune strutture è veramente, diciamo, un cazzotto nell'occhio, considerando magari in alcune strutture anche del centro storico. Quindi si è pensato, essendoci una legge regionale che andava in tal senso, di permettere e cominciare intanto da quelle situazioni non residenziali di dare la possibilità di avere le cappe. Fermo restando che, come dicevo giustamente, ci sono le cappe a carboni attivi, ma ci sono anche altri diciamo strumenti, che sono le cappe ad esempio ad acqua, che catturano il vapore, poi le mandano, diciamo, le scaricano nella fognatura, quindi tramite la temperatura dell'acqua. Ora, sistemi ce ne sono e ce ne sono tanti, ma non dobbiamo in questo momento valutare la tipologia, anche perché, ripeto, non stiamo parlando di un'attività commerciale, quindi in questo momento noi siamo chiamati a dare la possibilità a quelle situazioni. Noi abbiamo visitato anche delle case famiglia dove allo stato attuale prendevano da mangiare coi catering. Dobbiamo capire che, insomma, tutto questo a volte non è neanche il top della situazione, questa è una situazione migliorativa. Quindi anche in funzione del fatto che si può, magari abbiamo visto che tanti ragazzi poi cucinano. Consiglieri, cortesemente. Tanti ragazzi cucinano con le persone che si mettono a disposizione, quindi i volontari che si mettono a disposizione per le case famiglia, quindi è anche un modo di interagire, no? E quindi cucinare insieme, fare,
fare famiglia, ecco. Quindi ecco perché tutto questo è passato dalle politiche sociali e non dalla parte commerciale. Credo di essere stato abbastanza chiaro, è una situazione migliorativa e dobbiamo necessariamente, tutto ciò che è migliorativo deve avere, secondo me deve avere seguito. Oltretutto c'è anche il fatto che è avvallato non solo dalla regione, ma anche la ASL stessa aveva dato il suo parere favorevole e quindi era solo il comune che allo stato attuale fino ad oggi non l'aveva mai attuato. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Non ci sono altri interventi? Procediamo con la dichiarazione di voto. Prego, vuole fare la chiusura? Prego consigliere. Grazie presidente, colleghi consiglieri. Allora, vorrei ribadire quanto probabilmente è sfuggito ai consiglieri che tra l'altro erano presenti in commissione, ma forse poco attenti. Allora, si tratta da parte del Comune di Roma dell'adeguamento dell'adeguamento ad una norma relativa a una deliberazione del governatoriato di Roma del 1932. Quindi dopo circa 70 anni, mi riferisco all'intervento della Regione Lazio, la Regione Lazio un bel giorno decide di intervenire sulla materia. E questo avviene una prima volta il 29 novembre del 2006 e attraverso una legge regionale, la 21, che disciplina lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E all'articolo 7, comma 2, recita: i comuni, con propri regolamenti nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare l'utilizzo da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissioni in atmosfera e per la diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici. Ma evidentemente il Comune anche allora non ha recepito e quindi il regolamento regionale del 19 gennaio 2009 di attuazione della citata normativa, è stato necessario un regolamento attuativo della normativa precedentemente emanata, recita: i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, garantiscono l'equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle di tutela della delibera di iniziativa economica e dei diritti acquisiti degli esercizi già operati all'interno dei contesti stessi. Gli esercizi cui al comma 1, che è quello che ho appena letto, possono utilizzare in alternativa alle canne fumarie altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti o filtranti per lo smaltimento dei fumi la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia. Quindi il Comune deve procedere all'aggiornamento delle proprie norme regolamentari relativamente all'utilizzo della canna fumaria e lo doveva fare almeno 12 anni fa, dopo 80 anni quasi di vuoto normativo. Ma non è mai stato fatto, nonostante gli indirizzi attraverso le emanazioni della Regione Lazio, con un ulteriore decreto attuativo. Rispetto alla competenza su questo regolamento, vorrei ricordare che è stato costituito un tavolo tecnico tra tre dipartimenti: sviluppo economico, attività produttiva, formazione lavoro, tutela ambientale, politiche sociali, sono state messe al tavolo le aziende sanitarie locali e l'ISPRA, cioè sono stati coinvolti come mai fatto prima tutti gli attori necessari per prendere una decisione ponderata e condivisa su un vuoto normativo troppo atavico. Quindi si è arrivati ad una soluzione in più step, perché all'inizio la regione, l'azienda sanitaria locale, ha richiesto di apportare ulteriori modifiche
E il tavolo di concerto ha fatto questo, ha cercato di produrre un documento attraverso più passaggi che rispondesse appieno alla normativa vigente. Questo è il lavoro che è stato fatto. In Commissione Politiche Sociali è stata data lettura di questo regolamento e si è cercato di approfondire il tema, ovviamente dalla prospettiva delle politiche sociali. Quindi abbiamo calato nella nostra, tra virgolette, realtà quello che poteva essere l'applicazione di questo regolamento. E tutti sappiamo che effettivamente anche i centri anziani dovranno adeguarsi in questo senso, no? Quindi rispettare questo ulteriore regolamento. Quindi a parte delle obiezioni politiche che poi ognuno è libero di fare, andando sui fatti, adeguamento ad una norma mai fatto prima, oggi si fa perché è necessario farlo, perché ce lo dice la legge. E noi ci esprimiamo con un parere non vincolante su una materia che ricade anche nell'ambito municipale. Quindi confermiamo la nostra posizione nel dare ovviamente un parere positivo. Come faccio io a dare un parere negativo o ad astenermi dall'esprimere un parere se mi viene richiesto dal Comune di Roma, attraverso una collaborazione con la Regione Lazio, la ASL e tutti i dipartimenti coinvolti e addirittura l'ISPRA di adeguare un regolamento alla normativa vigente? Come faccio ad essere contrario, a prescindere dal colore politico? Devo semplicemente votare favorevolmente, perché la documentazione prodotta attraverso più confronti è stata giudicata positivamente da tutti gli attori, ASL, dipartimenti e ISPRA. Quindi non ci sono motivi per astenersi o votare contrario. Grazie Presidente. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono? Va bene, ve la faccio io. Prego, consigliere Ciancio. Siccome non c'è nessun consigliere che è distratto mentre siamo in commissione, soprattutto quelli che l'altro giorno hanno avviato questa discussione, quindi non mi permetto di dire che nessuno è distratto, anzi siamo molto attenti. Voglio dire le perplessità, io sono favorevole quando si fanno le cose in modo corretto, a prescindere se una norma è fatta nel 32 o nel 34, viviamo ancora con i libri dell'antica Roma, soprattutto per quanto riguarda i codici e i regolamenti. Viviamo su quello che hanno fatto i nostri avi, e alcuni non possono essere mai cambiati, anche se hanno 80 anni, quindi non è il tempo che degrada la legge, ma è l'uomo che degrada la legge. Ti ho detto parole importantissime, segnale prima di dire cose che non vanno bene. Io ripeto, il regolamento è uno. Il regolamento è uno, quindi vale per le politiche sociali di cui possiamo esserne d'accordo, ma varrà anche per tutte le altre attività commerciali, perché non è che sono due regolamenti che noi, questo articolo nuovo che può essere giustissimo, il TAR, come diceva un consigliere attento, visto che molti sono disattenti ad intermittenza quando piace, ma quando non piace poi diventa attento, eravamo attenti quando abbiamo discusso questo. Il regolamento è uno e quindi varrà per tutti, anche l'attività commerciale che ha un metro per un metro e fa i supplì potrà cucinare la pasta, basta che abbia una cappa attiva con i filtrativi, cioè di questo si tratta, tutte le attività commerciali dovranno adeguarsi a quel regolamento. Se la cosa è diversa, che i regolamenti sono due, che questo articolo viene inserito solamente per le politiche sociali, quindi per i CSA, allora è un'altra cosa, vabbè si vota, io alzo due mani, non una. Ecco, questo è quanto, siccome il regolamento è unico, mi sorge un dubbio, proprio per questo motivo, non cambia e non modifica l'interesse generale di una forza politica che ha 15-16 consiglieri in aula, un voto di un piccolo consigliere contadino che dice: ho dei dubbi su questo articolo
e su quello che stiamo facendo, perché non si è fatto un'analisi sulla verità di chi ne può usufruire di questo articolo, che non sono i pochissimi centranziani che dovranno ammettere, manco la metteranno la cappa aspirante. Non so quale centranziani cucina. Onestamente io non conosco centri anziani o case famiglie, sì, e le case famiglie lo fanno, ma se è una casa famiglia ha una cucina, ha una cucina. Consigliare, cortesemente, grazie, sia gentile. Mi scuso, a tal proposito, per carità, mi astengo e penso di non essere un consigliere distratto o disattento se mi astengo da questa votazione, non è la prima, pertanto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni? Bene, passiamo. Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Rispetto all'ultimo intervento, non considerare il trascorrere del tempo e il cambiamento degli scenari. È necessario adeguamento alla normativa vigente, scaduta da anni, lascia il tempo che trova. Ma terminato il dibattito politico, purtroppo capisco che è difficile comprendere a volte una normativa così articolata che fa riferimento a un decreto di circa 80 anni fa, aggiornato con due ulteriori normative, una legge regionale e un decreto attuativo della Regione Lazio. Purtroppo, non approfondendo con la giusta attenzione, è chiaro che si sollevino dei dubbi di questo tipo. Ma la discussione è già avvenuta, quindi vado sull'espressione della nostra dichiarazione di voto. Il nostro gruppo politico, riconoscendo la qualità del lavoro collettivo effettuato a livello centrale attraverso il coinvolgimento da parte dei dipartimenti sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro, tutela ambientale, politiche sociali, sussidiarietà e salute, delle associazioni sanitarie locali della Regione Lazio e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, considerata la necessità di intervenire con lo scopo di colmare un vuoto normativo attraverso un documento esaustivo e finalmente aggiornato alla normativa vigente, si esprime a favore della proposta di delibera in votazione. Grazie Presidente. Grazie a lei. Altre dichiarazioni? Non ci sono. Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Beh. 13 favorevoli, 2 astenuti. La delibera si intende approvata, grazie. Passiamo all'ultimo punto, all'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Goia, regolamento dell'osservatorio capitolino del commercio su area pubblica. Allora, scusatemi, per diciamo un mero errore di battitura non sono state citate nella delibera le osservazioni e qui troverete le copie delle osservazioni. Grazie. Relatore? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, sì, questa proposta di deliberazione l'abbiamo discussa in commissione e abbiamo espresso il parere favorevole. Ci siamo soffermati su due punti in particolare, su due articoli, l'articolo 7 e l'articolo 4. All'articolo 4, che appunto tratta la composizione dell'osservatorio,
Vi cito un attimino i membri: assessore allo sviluppo economico, direttore dipartimento sviluppo economico e attività produttivo suo delegato, almeno un rappresentante della commissione consigliare commercio, votata dalla commissione medesima, un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno un rappresentante per ciascuna consulta o osservatorio. A questo punto sulla delibera c'è scritto appunto osservatorio relativi ai municipi interessati e noi abbiamo semplicemente suggerito cortesemente un po' di silenzio, di grazie. Sostituire alla parola relative ai dei municipi, quindi questo è dei municipi. Altro membro, un rappresentante per le associazioni dei cittadini e un rappresentante per i comitati di quartiere. Abbiamo suggerito di aggiungere alla composizione anche tra i membri il presidente o suo delegato della commissione commercio municipale, ove in quel municipio non sia stato istituito l'osservatorio, perché altrimenti non c'è rappresentatività. Ci siamo soffermati molto su questo punto prendendo spunto dagli osservatori che abbiamo istituito nel nostro municipio, appunto l'azzardo e l'ambiente, dove appunto abbiamo una rappresentatività appunto delle anche della realtà politica locale. Altra cosa, questo osservatorio ovviamente ha delle funzioni consuntive. Le funzioni ovviamente sono delegate al presidente e noi qui all'articolo 7 abbiamo semplicemente, proprio per il discorso della presentatività politica, abbiamo alla prima parte: le funzioni di coordinamento dell'osservatorio sono affidate al presidente eletto tra i membri non istituzionali, abbiamo cassato il non, perché secondo noi il presidente deve essere appunto un membro istituzionale. Altra cosa, perché non istituzionali? Il discorso è che nell'osservatorio del commercio su aree pubbliche verranno inseriti membri che rappresenteranno tutte le attività commerciali appunto sulle aree pubbliche. E questo potrebbe, in un certo qual modo, se portate avanti appunto questo discorso, non potrebbe porre un vero e proprio equilibrio, perché sappiamo benissimo quante conflittualità ci sono tra le varie associazioni di categoria, eccetera. Quindi per noi avere il presidente tra appunto gli eletti istituzionali potrebbe essere diciamo più una situazione di equilibrio, insomma al di sopra delle parti, ecco, questo è. E mi riservo poi di fare il mio intervento alla conclusione per spiegare meglio. Grazie. Grazie a lei. Interventi? Ci sono interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Mi sono trovato a sostituire il collega nella commissione di pertinenza per questa delibera, questa espressione di parere, e ovviamente ho avuto un po' di difficoltà nel mettermi insomma in linea, cercando di comprendere il giusto significato, perché al di là di un osservatorio che non si nega a nessuno, però è importante capire perché noi lo mettiamo in piedi l'osservatorio, perché abbiamo la necessità di metterlo in piedi, perché sennò dovremmo fare l'osservatorio su tutto, no? Su tutti gli argomenti, su tutti i settori, eccetera. Invece probabilmente, sicuramente, c'è l'esigenza di
dover comunque utilizzare questo strumento, come diceva la Presidente, in supporto della parte istituzionale. Come abbiamo fatto per l'ambiente, ovviamente abbiamo utilizzato, appunto, l'abbiamo creato e l'abbiamo regolamentato ed è operativo. Quindi lo strumento osservatorio, al di là della speculazione, diciamo, politica o meno, oppure di chi partecipa, di chi ne è parte integrante, è uno strumento che deve servire a coadiuvare i lavori di commissione, di quella commissione, di quel settore, perché sicuramente, essendo ampio l'argomentazione, ha bisogno anche di altre figure che possono comunque contribuire a dare dei suggerimenti, a dare delle indicazioni di merito. E quindi, diciamo che, come dicevo prima, un osservatorio non si nega a nessuno e quindi è utile farlo, è stato utile metterlo, diciamo, in piedi con la commissione. Io ovviamente dico, ne faccio parte, non sono membro, ma ringrazio la Presidente, perché insieme a tutta la commissione e i membri hanno lavorato affinché questo strumento potesse essere attivo. Certo, c'era qualcosina che, quando mi sono trovato in commissione, l'ha detto la Presidente, c'era qualcosina che comunque andava migliorata, e tra cui il fatto della rappresentanza politica dell'osservatorio, perché abbiamo avuto, tra virgolette, abbiamo avuto un attimino di impasse nel fatto che c'è un regolamento comunale, per cui nel regolamento comunale sei condizionato a dover seguire alcune indicazioni che provengono da quel regolamento, per cui noi, nell'intervenire a livello municipale, avevamo già uno schema dove dovevamo stare dentro, no? Un perimetro dove dovevamo stare dentro, a differenza per esempio di quello ambientale, dove non c'è un riferimento comunale, lì abbiamo dovuto creare da zero, diciamo, tutta la cornice. E quindi ovviamente la rappresentanza politica non era prevista, o meglio, il regolamento comunale recita dicendo un rappresentante della commissione, almeno uno, e quindi, sai, è un po' vago. Noi, da quanto ho capito, non ci piacciono le cose vaghe, cioè ci piace essere un po' abbastanza precisi, per cui abbiamo ragionato sulla rappresentanza politica. Mi fa piacere che è emersa questa condizione, che la funzione di presidente debba essere istituzionale. Perché? Perché comunque sia, nella continuazione, nel collegamento dello strumento osservatorio, che comunque deve dare alla commissione, quindi l'utilizzo, è normale che ci sia un collegamento tra chi ovviamente rappresenta la commissione e quindi ne fa il lavoro, e l'osservatorio, che comunque abbia la stessa lunghezza d'onda, cioè quindi possa essere uno strumento adeguato e non che viaggi a prescindere per conto suo, solo per sentito dire. Quindi per noi di Fratelli d'Italia era intelligente prevedere questo tipo di figura istituzionale. Quindi che sia stato cassato nell'articolo 7 il non membro istituzionale è una cosa che a noi ha fatto piacere. Poi per il resto ammetto la mia, diciamo, ignoranza in tal senso, perché non sto in quella commissione, anche se ho cercato di seguire e dare il mio contributo in sostituzione, e quindi penso che, al di là di tutto quello che si possa dire, questo osservatorio, in questo momento preciso, in questo momento specifico, dove ci sono stati dei cambiamenti sostanziali sul nostro territorio, e ce ne saranno, bisogna, tra il commercio fisso e quello, diciamo, ambulante, bisogna comunque sentire tutti per cercare di avere tra le parti una maggiore coesione, una maggiore interazione,
perché appunto in un meccanismo di cambiamento, di miglioramento, di modificamento serve poter avere uno strumento come questo, e quindi Fratelli d'Italia è d'accordo, quindi faccio anche la dichiarazione così, sono stato proprio pacchetto totale. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi ce ne sono? Non ci sono. Allora prego consigliera Tripudi, grazie. Sì, al mio primo intervento. Allora mi scusi consigliera, ma vuole intervenire consigliere Toti? Perché sì. Non l'ha alzata prima la mano. No, l'ho alzato un po', poi hai visto, non vedi, non fa nulla. Dico. Prego consigliere. No, anche perché devo dire poche parole, però voglio dire, è importante il discorso dell'osservatorio, è già attivo quello dell'ambiente, potrebbe essere una buona idea. No, voglio dire, il momento economico è difficile, la situazione anche economica all'interno della città di Roma, perciò mettere al centro il discorso delle attività imprenditoriali, nella fattispecie commercio in sede fissa e commercio in sede ambulante, ha un significato importante anche in termini di sviluppo e occupazionali della nostra città e del nostro municipio. Io dico che già nel passato io mi espressi favorevolmente rispetto alla consulta che doveva essere creata rispetto alla consulta attività imprenditoriale e commercio, ma questa maggioranza rifiutò rispetto all'intervento che io feci in quell'ambito, cioè nella costituzione delle consulte municipali, una consulta che io pensavo, proprio per quello che ho detto adesso, importante, determinante, che fosse stata istituita con le altre rispetto alle attività imprenditoriali del nostro municipio. Questo non fu fatto rispetto a quella mia, come ho detto, proposta che feci mesi fa rispetto alla costituzione di una consulta per le attività imprenditoriali del commercio e artigianato del nostro municipio. Oggi si parla dell'osservatorio, che non è un osservatorio municipale come noi creammo invece mesi passati rispetto ai temi dell'ambiente, ma è un osservatorio cittadino. Io spero che poi prenda le mosse da questo anche un osservatorio municipale. Ma diciamo che rispetto alla composizione io vedo l'assessore allo sviluppo economico, il direttore del dipartimento, quello che diceva il consigliere Fulvio Giuliano quando ha parlato appunto di almeno un rappresentante, io l'avevo sottolineato proprio per questo. Che significa almeno un rappresentante? Nella composizione deve essere chiara: un rappresentante, due rappresentanti, uno per la maggioranza, uno per l'opposizione, due per la maggioranza, uno opposizione. Questa indicazione generica almeno a me non soddisfa. Un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, questo è giustissimo, almeno un rappresentante per ciascuna consulta, non l'abbiamo nel nostro municipio, osservatorio se lo costituiremo, io su questo esprimo parere favorevole, relativo ai municipi interessati. Io penso che una figura importante che noi avremmo potuto mettere è quella dell'associazione consumatori, perché voglio dire, in un discorso che riguarda il commercio, il discorso dei consumatori non stona. Invece io vedo un raddoppio della presenza, che comunque è importante, però voglio dire del territorio, un rappresentante dei comitati di quartiere, e si mette anche un rappresentante per l'associazione dei cittadini. Io invece che associazione dei cittadini, associazione dei consumatori, hai messo e un rappresentante, quello giustissimo, del territorio attraverso i comitati di quartiere. Rispetto al presidente non istituzionale, è chiaro che noi la scelta pure che facemmo nel nono municipio, del settimo municipio, quando indicammo, io fui favorevole, nella figura istituzionale del presidente e del vicepresidente dell'osservatorio, figura istituzionale, anche perché io penso che dia più forza all'osservatorio. Quello poi è sempre un discorso politico, è un discorso chiaramente che deve essere percepito e condiviso in modo che l'osservatorio realmente funzioni e realmente
sia di ausilio forte dei lavori della Commissione. Perciò diciamo che sono favorevole in linea di massima, anche se avrei fatto dei correttivi che comunque d'altronde sono stati fatti anche dalla maggioranza rispetto a questa proposta di delibera. Grazie. Ridò la parola alla consigliera Tripputi se non ci sono altri interventi. Non ci sono, prego consigliera. Grazie Presidente. Sì, volevo concludere dicendo questo. L'osservatorio, intanto parliamo di osservatorio del commercio su aree pubbliche e non del commercio fisso. Quindi voi sapete già quanto è vasto, quante peculiarità ha già questo settore, quindi si è ritenuto, credo, si è ritenuto al Campidoglio appunto di istituire un osservatorio apposito proprio perché diciamo il tema è molto, molto vasto e molto complicato. Si dà atto alla delibera la 30 del 2017 con le successive modificazioni della 29 del 2018, perché non abbiamo fatto l'osservatorio noi? Consulta od osservatorio. Il discorso è che già l'anno scorso noi abbiamo vissuto un periodo abbastanza complicato e anche abbastanza bollente, proprio perché si stava mettendo in opera appunto la delibera 29, la delibera 30 e poi successivamente la 29, e quindi volevamo in un certo qual modo attendere appunto le disposizioni con le nuove deliberazioni proprio per capire come ci dovevamo orientare. Se avessimo istituito un osservatorio magari puntando diciamo su alcuni elementi che magari non erano previsti sulla delibera, attualmente oggi dovevamo poi comunque modificare il tutto, quindi abbiamo atteso appunto questo momento. L'osservatorio deve fungere come un punto di raccordo quindi tra la realtà territoriale e ciò che poi dovrà espletare la Commissione Commercio. Ecco perché avevamo optato appunto per la presidenza di un membro istituzionale, proprio perché deve appunto essere questo ponte. Perché? Perché dall'osservatorio, come noi abbiamo visto nei nostri osservatori, diventa un po' un laboratorio dove appunto si possono trattare dei temi e quindi può svolgere una funzione di impulso per la Commissione, in questo caso capitolina. E, ovviamente le attività che dovrà svolgere l'osservatorio saranno quelle di studio, di monitoraggio, e sappiamo benissimo che ha una funzione meramente consultiva. E io mi sono scritta alcune peculiarità che può avere l'osservatorio, e quindi le finalità diciamo che dovrebbe perseguire sono l'avere il quadro della situazione esistente e della sua evoluzione. Voi sapete che il commercio sulle aree pubbliche ha subito comunque dei mutamenti, o perlomeno proprio in questo periodo di crisi deve essere in un certo qual modo accompagnata ad avere un mutamento, perché la società e il commercio in particolare sta subendo dei mutamenti molto veloci, e quindi questo osservatorio potrebbe essere utile proprio per cercare di trovare delle soluzioni diciamo più attinenti a ai mutamenti che noi stiamo subendo in questo periodo. Deve dare un'adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate. Deve definire obiettivi di riqualificazione, ammodernamento e qualificazione del commercio, quindi
queste finalità sono molto importanti appunto per le mutazioni che ho detto poc'anzi, e deve avanzare delle proposte appunto in materia di commercio su aree pubbliche, perché poi la finalità principale è proprio questa, cioè cercare di trovare delle soluzioni per non trovarsi in momenti di stallo come oggi stiamo vivendo. Altra finalità importante è quella di stimolare la partecipazione dei cittadini, quali consumatori. Quindi sentire anche le associazioni di cittadini, i comitati di quartiere, è proprio per capire cosa effettivamente il consumatore vuole dal commercio sulle aree pubbliche in questo caso. E, altra cosa che volevo dire, questa iniziativa, questa istituzione dell'osservatorio deve essere concepita in un'ottica di coinvolgimento attivo finalizzato all'inclusione e alla partecipazione di tutti gli attori interessati, quindi su quel tavolo ci saranno tutte le realtà che in un modo o nell'altro sono coinvolte appunto in questo ambito, mediante appunto creazione di uno spazio di confronto, perché questo tavolo deve essere al centro proprio il confronto. E voi sapete benissimo anche nei nostri tavoli di commissione quanto è importante il confronto, anche se a volte molto acceso, e ci serve appunto per chiarire meglio, no, la direzione da prendere. E ovviamente sarà poi cura della Commissione Commercio Municipale di stilare una proposta di deliberazione, ma questo lo faremo insieme in commercio, non sarà comunque, sarà solamente di mio impulso, ma la stileremo, la redigeremo insieme, ma sulla base di quello che la delibera 30 e la 29 successivamente ci indica. Quindi penso di aver intrapreso comunque una strada proprio sul discorso della partecipazione. E la mia lunga attesa non è stata semplicemente come esclusione, ma semplicemente appunto attesa di queste evoluzioni. Grazie. Grazie. Passiamo alla votazione. No, scusatemi. Dichiarazione di voto? Prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente. Intanto benvenuto al nuovo consigliere del Movimento 5 Stelle da parte del Partito Democratico. E semplicemente per esprimere il nostro voto contrario a questa proposta di deliberazione, esattamente per gli elementi che ha tracciato in modo limpido la Presidente della Commissione Commercio, ovvero che è una delibera che segue la delibera 30 del 2017, su cui abbiamo avuto modo di discutere tante volte e su cui il Partito Democratico ribadisce, diciamo, la sua contrarietà a quel tipo di impostazione, ma soprattutto in assoluto io credo che proprio per i motivi che ha citato la Presidente, ovvero che l'obiettivo è quello di ascoltare maggiormente i cittadini, i comitati e approfondire un tema importante e difficile come quello del commercio sulle aree pubbliche nella nostra città. Lo dimostra anche l'esperienza che noi abbiamo fatto in questi due anni in municipio. Non servano ulteriori osservatori da istituire tramite delibere per dire, diciamo, che abbiamo fatto un passo in più. Io penso che per ascoltare i cittadini continuano ad esistere, a volte funzionare, i tavoli di lavoro che vengono istituiti presso gli assessorati capitolini. Dovrebbero funzionare meglio le audizioni nelle commissioni, perché noi siamo stati eletti per questo e quindi dovrebbe essere compito e dovere dei consiglieri eletti in Campidoglio nella Commissione Commercio ascoltare le istanze dei cittadini, dovrebbe essere compito e dovere degli assessori capitolini girare i territori per ascoltare la città. Io quindi penso, proprio per i motivi che avete
esplicitato poco fa che l'istituzione di un ulteriore osservatorio come panacea di tutti i problemi della nostra città sia semplicemente un alibi, e che invece esistono già tantissime altre modalità di interlocuzione con la città e le categorie, ad esempio i tavoli di consultazione e di ascolto con i sindacati, le associazioni di categoria e gli operatori, che non necessitano dell'istituzione tramite delibera dell'ennesimo osservatorio in questa città. Per questo motivo il Partito Democratico vota contrariamente. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Ciancio. Consigliere, il microfono, grazie. Ho scritto due appunti per per dire quello che penso in merito all'ennesimo osservatorio. Cioè, mi dispiace per il consigliere Coia, che ho avuto a fianco in 2-3 commissioni nella passata consigliatura e su cui ci siamo confrontati e molte volte ci siamo trovati, ma mi sembra che anche lui abbia preso una strada alquanto diversa, un altro osservatorio. Mi sembra che si voglia, come dire, distrarre l'opinione pubblica o le persone dai veri problemi. Noi abbiamo assistito l'altro giorno in commissione a un discorso sulla disabilità, c'era l'osservatorio della disabilità, la responsabile, che diceva una cosa, mentre gli operatori poi ne dicevano un'altra. Io in questo momento in cui i conti sono a rischio, i conti della ragioneria comunale, 73 milioni di euro rischiano di essere cassati, l'OREF sta per bloccare il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è come se in un condominio a un certo punto i soldi non bastano, cioè semplicemente blocca il conto corrente, la spesa corrente. Noi in quest'aula e in Campidoglio, soprattutto in Campidoglio, perché poi è nostro, come diceva qualcuno, dobbiamo darlo un parere, dobbiamo dire sì a un osservatorio, e qualcuno ancora crolla in questa trappola per sciocchi in cui dice c'è un componente, l'altro è il componente, forse, ma che serve? Se l'esperienza ci ha dimostrato che osservatorio AMA è lì, osservatorio disabilità, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Cioè, mi sembra che non è questa la, in questo momento ci sarebbero altre cose da fare. Proprio per questo motivo, pur non essendo in commissione competente, riconoscendo il lavoro del presidente rispetto al regolamento, alla nuova delibera, non condivido assolutamente una linea che pone osservatori fantomatici che distraggono rispetto a fulcro centrale, che è molto semplice: sedersi a un tavolo con gli operatori del settore senza mettere intermediari che ne fanno poi linee alquanto confuse e discutibili. Grazie, per questo motivo voterò contrario a questo atto che arriva dal consigliere Capitolino Coia. Grazie. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni, passiamo alla votazione. Ah, prego, consigliere Candigliota. Grazie. Grazie, Presidente. Oh, mi fa piacere che la partecipazione non è mai ben gradita, e invece adesso capisco tante cose, perché nel passato non ci sono state tante situazioni di partecipazione. Si chiama partecipazione a un osservatorio, è per la partecipazione. Poi, se voi pensate che alcune cose devono arrivare solo dalla parte istituzionale, ora capisco perché negli anni non si è fatto più di tanto, anzi quasi niente, ma vabbè. E vi do una notizia: noi siamo per la partecipazione. So che è una cosa strana, ma di fatto c'è una cosa nuova, no? No, ok.
Quindi ben vengano osservatori che coinvolgono i cittadini. Poi ci possono essere, magari, ecco, ci può essere il fatto che ci vuole mancare anche una parte politica, l'abbiamo messo, perché effettivamente magari ci poteva anche stare, essendo rappresentanti anche dei cittadini, ma come c'è la parte politica ci deve essere anche il cittadino. Ora, noi abbiamo cambiato anche lo statuto per questo, cioè abbiamo fatto sulla partecipazione, con bilancio partecipativo, referendum propositivo, cioè non è una novità che il Movimento 5 Stelle vada su questa strada, come allo stato attuale mi risulta che anche il Partito Democratico va contro questa decisione a dispetto della democrazia. Per questo comunque noi siamo favorevoli, grazie. Altre dichiarazioni non ce ne sono? Prego. Si era vinta prima dal... Sì, no, sì, prego. no, è sempre uguale il parere, però prego. utilizzo questi 30 secondi per dire, perché mi ha sollecitato il collega adesso che ha fatto la dichiarazione, beh, voglio dire, il giusto mix rende sempre tutto più funzionale, quindi non aver dimenticato nella composizione la parte istituzionale, la parte politica, è una cosa importante. È vero pure che comunque aumentando il parterre, no? Per quanto riguarda i consensi, per quanto riguarda i contributi, per quanto riguarda le indicazioni, è sempre positivo. Più teste, più contributi vengono, probabilmente forse riesce meglio il risultato. Non è sempre questo direttamente proporzionale, maggiore persone, maggiore risultato, purtroppo non è sempre così. Però la politica che cosa deve fare? Cioè deve ascoltare e fare sintesi. Ecco perché ci deve essere dentro la parte istituzionale, perché noi abbiamo un ruolo ben preciso, non abbiamo il ruolo della chiacchiera, cioè non abbiamo il ruolo del verbo solo, abbiamo un ruolo che, anche non conoscendo, ok, abbiamo l'obbligo di capire quello che ci arriva, di metterlo dentro a un meccanismo, a uno schema, e di produrre un atto di conseguenza. E quindi la gente si aspetta questo da noi, e l'osservatorio, visto come lo sto vedendo io, e quindi mi sembra che ci sia convergenza, serve proprio a questo, cioè a formare un contenitore, no? a creare un ambiente di confronto che generalmente non viene utilizzato o non viene, diciamo, convocato o quindi preso in considerazione. Poi certo, prima diceva il collega arma di distrazione di massa, quindi se poi qualcuno pensa che facendo questo si distrae la politica dai problemi, è simpatica la battuta, io la prendo, mi sembra un po' forte, no? Arma di distrazione di massa, però vabbè. Comunque è un problema che ce l'avrà l'amministrazione comunale, certo, noi dobbiamo, diciamo, utilizzare tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. Io penso che questo sia uno di quelli, messo così rende, poi come ha detto la Presidente della Commissione, entreremo nel merito successivamente, quindi con un regolamento più appropriato, però dico va bene, quindi il mix, non dimentichiamo che abbiamo ragione di qua alla parte politica, abbiamo ragione che chi dice che la partecipazione possa essere migliore, d'accordo, il mix funziona sempre, se uno delle due parti prende il sopravvento probabilmente poi non è così equilibrato quello che poi emerge. Quindi sempre Fratelli d'Italia favorevole, grazie. Grazie, altre dichiarazioni non ce ne sono, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Devi parlare con la Presidente però, non con me. Devi astenuti? La Presidente, non con me. La facoltà. Beh. Tredici voti favorevoli, due contrari, un astenuto. La delibera si intende approvata. Grazie.
Il consiglio è chiuso alle ore 11:01, grazie.